che noi siamo l'ultimo argine tra la democrazia e la violenza, e noi saremo sempre responsabili perché crediamo che questo paese si possa cambiare utilizzando le regole democratiche e semplicemente facendo una cosa. Lo possiamo fare, noi dobbiamo semplicemente convincerci che stare all'opposizione è solo un momento, perché se questi ragazzi portano a casa questi risultati in 10 mesi dall'opposizione, al governo questo paese lo cambiano in 3 mesi. Concludo dicendo solo una cosa: come si arriva al governo? Al governo in questo paese si arriva ovviamente con il consenso dei cittadini. Come facciamo a far conoscere che cos'è questo movimento ai cittadini e perché è diverso dal resto? Lo possiamo fare in tanti modi, ma il metodo è sempre lo stesso. Tutti, anche alle comunali, alle regionali e alle nazionali, hanno programmi bellissimi. Qualcuno può dire che i programmi delle ultime elezioni nazionali erano brutti, di qualche partito, dal primo all'ultimo, non c'è un programma. Qual è la differenza? La differenza è che abbiamo forze politiche che negli ultimi 20 anni ci hanno ammazzato e adesso ci propongono la soluzione ai problemi che hanno causato, e poi ci sono forze politiche come la nostra che tentano e fanno quello che hanno detto in campagna elettorale. Questa si chiama credibilità. Allora la differenza non deve essere nelle cose che dicono, perché in televisione dicono tutte belle cose, tutti dicono belle cose, sono bellissime chiare. Il problema è che ci dobbiamo fare una domanda: ma mentre Renzi e Berlusconi dicono quella cosa in TV, i berlusconiani e i renziani in Parlamento che stanno votando? Allora ve lo dico io che stanno votando. Mentre loro parlano di risparmi per 1,5 miliardi di euro, per 1 miliardo di euro che non si è capito dove li vogliono trovare, contemporaneamente i renziani passano 7,5 miliardi di euro alle banche e condonano 2,5 miliardi di euro alle società di slot machine, evidentemente lobby a loro care. Quando capiamo questo, non c'è più chiacchiera che tenga. Sul sito della Camera e sul sito Open Parlamento trovate ogni parlamentare cosa vota, quando vota e quale provvedimento. Allora voi adottatevi un po' di cittadini del PD e del PDL, chiedetegli chi cosa vuole dal loro partito e poi fategli vedere i loro parlamentari cosa stanno votando. Noi non ci siamo mai fidati di quella gente, e quando parliamo di accordo, quando parliamo di dialogo, deve avvenire alla prova dei fatti, ci devono far vedere ai voti se lo sanno fare e se lo vogliono fare. Perché sappiamo bene con chi abbiamo a che fare, con gente che un giorno dice una cosa e il giorno dopo cambia, come hanno sempre fatto con le campagne elettorali. Dicevano una cosa durante le elezioni, nella campagna elettorale, e il giorno dopo ne facevano un'altra. Allora, noi gli accordi preliminari non li facciamo con nessuno, gli accordi in bianco, e soprattutto se ci dobbiamo chiudere in una stanza al Nazareno per rifare il Porcellum, perché questo sta succedendo in questi giorni. Vengano in aula, discutano con noi e ci facciano vedere che leggi vogliono scrivere e se hanno il coraggio di votarle. Invece, dopo l'accordo al Nazareno tra Renzi e Berlusconi, che sta riesumando un porcellum ancora peggio, un super porcellum, alla Commissione Affari Costituzionali, dove le leggi si scrivono e dove ci sono anche i membri dell'opposizione, la votazione della legge elettorale è durata 30 secondi, non hanno fatto discutere nessuno, perché quando si scrivono le leggi e le scrivono maggioranza e opposizione, una porcata del genere non la puoi produrre. Hanno, e allora porteranno, hanno paura! Porteranno in aula! Poi applaudiamo alla fine così evitiamo. No, era una. Come hanno sempre fatto questi signori, la politica dei fatti l'hanno sostituita con la politica delle parole in TV, e il dibattito parlamentare l'hanno sostituito con accordi imposti che non sono il Parlamento, hanno portato tutte le decisioni altrove. E da quando è arrivata questa forza politica che ha portato in Parlamento, come vi dicevo, gente che viene dal mondo del lavoro, dal mondo della scuola, che porta
che porta proposte dal mondo reale, che porta proposte di buon senso, necessariamente il Parlamento si è dovuto riattivare, e questo è un pericolo. Non sottovalutiamo mai l'importanza del Parlamento, perché se in un Parlamento ci sono delle forze contrapposte, quando si scrive una legge, quella legge molto spesso è ispirata anche al 10% dall'opposizione, ma siccome questi si vogliono fare le liste bloccate per mettere loro nelle liste, i premi di maggioranza per far vincere chi perde, la distribuzione dei seggi a livello nazionale in modo tale che voi anche... Anche se, votate, comunque la distribuzione dei seggi si trasferisce a livello nazionale, e soprattutto le multicandidature, significa che Alfano, Renzi e Berlusconi si candideranno ovunque. Voi andate a votare pensando di votare Alfano, Renzi o Berlusconi, e poi quello si va a prendere il seggio in Molise e qui vi fa scattare uno che neanche conoscete. Io sinceramente non sono preoccupato di questa legge elettorale, perché le elezioni le fanno vincere i cittadini, e la dimostrazione di questa forza non ce l'ha nessuno, qualsiasi sarà la legge elettorale. Noi, se vogliamo andare al governo, ci possiamo andare, dipende da voi.